Andiamo ora ad animare la nostra clip per creare un effetto pen, ovvero modificheremo quindi questa clip, che è una clip statica, quindi effettuata sopra un cavalletto, in modo da fare una panoramica da sinistra a destra della nostra inquadratura. Ovviamente dovremo zoomare la clip, quindi parteremo parte della zona sopra e della zona sotto. Selezioniamo la clip e andiamo in controllo effetti. La prima cosa sarà ovviamente scalare la nostra clip, quindi con lo strumento scala zoom un po'. Con lo strumento posiziono, riposiziono un po' la mia inquadratura e quello che andrò a fare con i keyframe sarà animare in questo modo da sinistra a destra la mia clip in modo da fare questo finto effetto di panning. Mi posiziono all'inizio della mia clip, vado tutto a sinistra, attivo l'animazione in modo che lui crei il mio primo keyframe, vado avanti un paio di secondi, modifico la posizione della mia clip. Fino a qui e molto semplicemente Premiere farà questo. Come prima posso spostare i keyframe per rendere questo più veloce o più lento. Ovviamente più sarà veloce, più andrà a scatti. Si può ovviare un po' questa cosa, ma lo vedremo poi. Per fare invece un movimento più lento, come vedete, il video sarà fluido e non avremo alcun tipo di problema. In realtà va ancora leggermente a scatti, ma bisogna avere un buon occhio per notarlo. Questa cosa si può fare lungo tutti gli assi, si può fare anche in verticale, orizzontale e anche in diagonale. Quindi, per esempio, vado a modificare il mio primo keyframe in modo da partire in basso a sinistra, vado al keyframe successivo e mi sposto in alto a destra. Andiamo a vedere la nostra animazione. Come vedete, abbiamo creato il nostro effetto di movimento lungo i due assi. Come abbiamo visto prima, potrei a sua volta aggiungere anche l'effetto di scala e zoomare, in questo caso la scala era già aumentata per fare questa cosa. Vado al fotogramma successivo e l'aumento ancora un po', poco. Andiamo a vedere. Ora è molto molto poco, quindi ci si rende poco conto della cosa. Però, mentre sposta la nostra clip, come vediamo, sta anche aumentando la scala.